11.35, bentornati su Radio Didacta, questa volta in diretta per C2 Group. Non so se potete sentire che la fiera è entrata nel vivo, hanno già iniziato alcuni workshop, c'è tantissimo movimento in questa mattina e qui abbiamo con noi il nostro secondo ospite che è Tiziana Ena, Product Business Unit Manager di Acer per Italia e Grecia. Buongiorno Tiziana. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei di essere venuta. E dunque, come sa, qua stiamo parlando di tecnologia, di innovazione, di didattica. E, volevo chiederle prima una cosa proprio riguardante il computer come dispositivo. Allora, 10 anni fa il computer era uno di quell'oggetto che non tutti avevano, solo in pochissimi. Poi piano piano è entrato negli uffici, nelle case e anche nelle scuole. Tutte le scuole adesso, quasi tutte ormai, hanno dei dispositivi in classe. Come si è, diciamo, adeguato il computer a questa richiesta da parte delle scuole? Sì, allora, diciamo che innanzitutto a livello di formato, quindi fattore di forma, è molto cambiato in generale. 10 anni fa, 15 anni fa, un computer per tutti noi era una macchina che conteneva determinate cose, ma avevamo veramente poca conoscenza di che cosa ci si potesse fare con questi dispositivi. Negli anni questa cosa è cambiata, l'introduzione all'inizio nelle aziende e poi nelle case e poi nella scuola. Oggi abbiamo molta più consapevolezza della tecnologia, parlo da utente in generale. Le nuove generazioni sono delle generazioni native digitali, quindi necessariamente oggi un device in mano ad un ragazzino ha sicuramente molta più dimestichezza e molta più facilità nell'utilizzarlo. Magari più difficile per una persona che è di una generazione diversa, precedente, esatto. Magari una persona un pochino più anziana, però c'è molta più consapevolezza. Questo però devo dire che a livello di penetrazione l'Italia è veramente molto molto indietro, ma non solo nella scuola ma anche nell'azienda. Ma nella scuola poi... questo? Perché è così indietro? Quale può essere il motivo? Allora, fondamentalmente dobbiamo ricordare che in Italia, se togliamo le scuole private, la scuola, diciamo, statale, per poter acquistare dei dispositivi all'interno deve ricevere dei fondi erogati nella fattispecie dal governo, quindi se non ci sono stanziamenti dedicati, certo, all'istruzione, difficilmente la scuola potrà accedere all'acquisto, certo, di questi dispositivi. In più, anche in passato, soprattutto perché c'era molta poca conoscenza di quale potesse essere veramente la necessità all'interno della scuola, il laboratorio, lo studente, il collegamento, la lezione, sì, si sono anche acquistati magari dei dispositivi che non erano esattamente idonei, non adeguati a quel lavoro. E quindi magari oggi sono chiusi nei magazzini delle scuole, per esempio, e c'è la necessità invece di comprarne di nuovi. Devo dire che l'Italia, purtroppo, nonostante i 2 anni di pandemia che ci hanno visto sicuramente aumentare pesantemente la penetrazione dei device all'interno delle scuole, abbiamo ancora grande spazio di miglioramento rispetto magari ad altri paesi come banalmente la Spagna, che già sono un pochettino più decisamente. Quindi magari sono scuole che sono sì attrezzate ma con dispositivi magari obsoleti, molto vecchi, oppure che non rispondono al bisogno c'è attuale. Sicuramente ancora tantissimo spazio di miglioramento. Parlavo stamattina qui in Didacta con alcune insegnanti dove è palese che ci sono scuole dove sono informatizzati ma ce ne sono delle altre dove ancora esistono solo e soltanto i libri. Purtroppo parliamo sempre della pandemia, ma perché secondo me è stato un momento di svolta, no? per la scuola, per tutti i settori. Beh, sicuramente ci ha aiutato tantissimo, esatto, a capire che è urgente il bisogno di digitalizzarsi, no? Per tutto poi quello che è successo. Anche per i docenti con la pandemia c'è stata un po' la difficoltà del ora devo approcciarmi a un dispositivo che forse potrebbe risultare difficile. Anche in questo si è adeguato il computer, cioè è sempre, io lo utilizzo sempre, quindi per me è tutto molto intuitivo, però si adegua anche questo a pensare che possa essere utilizzato da una persona che non ha mai acceso un computer? Allora, quindi si è semplificato? Sì, devo dire che mentre prima il device aveva una sua forma più o meno standard, e le caratteristiche erano veramente molto, non voglio dire banali, ma erano veramente molto copia e incolla,
Oggi abbiamo dispositivi molto verticali in funzione della tipologia di target. Come Acer noi abbiamo per esempio dispositivi per gli studenti delle scuole primarie, delle scuole secondarie, per gli universitari, dispositivi dedicati agli insegnanti, ai laboratori, quindi ogni target ha il suo dispositivo. Anche la divisione per esempio del mondo Windows o del mondo Chromebook. Il Chromebook è un dispositivo molto più magari di facile utilizzo perché è molto più vicino all'utilizzo su quello internet, del telefono, okay. Quindi fatto di app, e anche l'utente diciamo meno esperto ha veramente molta più facilità nell'utilizzo, e questo è molto importante. Poi bisogna anche, se penso agli insegnanti, ovviamente devi anche avere la predisposizione al cambiamento, certo, e questo è fondamentale. Esatto, quindi anche da parte loro c'è sempre un po' da mettersi nei panni di chi deve approcciarsi all'innovazione, a nuovi dispositivi. Certo, questo è fondamentale. Poi è ovvio che anche qui, dicevo prima, è una questione generazionale. Domani gli insegnanti del futuro saranno dei nativi digitali, esatto. Quindi tutto verrà più avranno semplice. Avranno altre cose da scoprire. Certo. Avranno altre cose da scoprire. Certo. E qua parliamo sempre di didattica innovativa, e all'interno di questo calderone che è la didattica innovativa c'è anche un po' la sensibilizzazione sull'argomento della sostenibilità. Acer, come si posiziona, come si inserisce all'interno di questa tematica? Devo dire che questa domanda mi fa particolarmente piacere, perché Acer ormai da diversi anni sta lavorando per rendere il mondo un mondo migliore. Noi sappiamo che la sostenibilità sicuramente è una cosa importante, ma che per far sì che il mondo migliori dobbiamo ovviamente lavorare tutti insieme. Noi facciamo parte del consorzio R100, quindi che si è dato l'obiettivo di rendere il mondo più sostenibile da qui al 2035, lavorando ad una serie di progetti in questo ambito. Per quanto ci riguarda, all'interno Acer ha una piattaforma che si chiama Ertion, all'interno della quale vengono diciamo inserite tutte quelle azioni che la nostra azienda fa per rendere il mondo un mondo migliore. Azioni che vanno dal progettare dei notebook sostenibili. Noi abbiamo annunciato qualche mese fa una piattaforma che si chiama TravelMate Vero, che è composta da una scocca fatta al 30% di PCR, che sta per Post Consumer Recycle, che sono praticamente i rifiuti, gli scarti industriali riutilizzati. Il touchpad al 50% è fatto di questo PCR. Alcuni prodotti della famiglia Chromebook hanno invece il touchpad fatto in ocean glass, che sono invece rifiuti ma del mare. Quindi noi stiamo lavorando in questa direzione, tantissimi prodotti di questa famiglia. Oltre a questo, tutti i nostri imballi sono totalmente riciclabili al 100%, la logistica che noi abbiamo nel trasferire le merci per esempio sempre è cambiata, okay. Siamo passati dall'aereo alla nave al treno, che è decisamente molto più green. E una serie di azioni che facciamo anche come dipendenti, ognuno di noi è chiamato a svolgere il proprio ruolo, insomma. Interessante, immagino che tutte queste scelte per la sostenibilità richieda anche un investimento in denaro, presumo. Credo che sia anche una... costa un po' di più, non lo so se... Allora, se sia anche un investimento per il mondo, cioè non so come spiegare. Allora, sicuramente... nel momento in cui vogliamo ridurre per esempio le emissioni di carbonio è necessario rinunciare a delle esatto. cose. Poi il costo sinceramente non saprei quantificarlo, però sicuramente ognuno di noi è chiamato a farne un pezzettino, quindi magari se parliamo di sforzo sicuramente ci può costare di più. Certo, esatto. E anche lo sforzo cui veniamo chiamati noi come utenti, come persone che vivono in questo mondo. Noi ringraziamo Tiziana Ena, grazie mille di essere stati con noi. Noi vi salutiamo e torniamo tra qualche minuto sempre in diretta con Radio Didacta. Grazie mille. A presto.